Incontro Pietro Scotta Iovane, amministratore delegato di Microsoft Italia. Buongiorno. Nel convegno di apertura si è posto l'accento sulla necessità di innovare. Hai detto: l'Italia del digitale non si farà da sola, non può essere spinta solo dalle singole aziende. Che cosa fare allora? Abbiamo la sensazione che le aziende dell'information technology, per il core business che rappresentano, spingano in maniera forte un'esigenza di innovazione, in particolare nel paese. Ma lo facciano anche da molti anni. Microsoft lo fa da circa 25 anni in Italia, lo fa attraverso 25.000 partner, però poi quando andiamo a misurare il risultato, il paese dov'è in termini di produttività e di qualunque altro dato che possa far capire il ruolo dell'IT, insomma ce n'è di strada da fare. Allora, in un convegno come questo di SMAO e in tutti i momenti in cui si aggrega tutto il mondo dell'information technology, non la singola azienda, le Assinform di questo caso, Confindustria Servizi Innovativi, ma l'incontro con Brunetta, con il ministro Tremonti, col governo, con Confindustria in generale, capiamo che lì in realtà ci sono tanti ingredienti di successo che semplicemente non sono mai stati messi insieme. C'è chi dice fare sistema, che non ho capito bene cosa voglia realmente dire nel pratico, ma ne comprendo invece la intuizione, o almeno la direzione che si vuol dare, cioè quello di riuscire a mettere insieme la componente di competenza tecnologica, l'esperienza che le aziende, quelle più innovative, hanno fatto in Italia, raccontandole alle aziende che invece lo hanno fatto di meno, e poi riuscendo a far sì che il governo senta in questo uno degli elementi per il percorso di crescita. L'Italia si deve dare un percorso di crescita a 5 anni e 10 anni, deve descrivere come vorrà debba essere l'Italia digitale nel 2020, supponiamo, c'è anche un progetto europeo che prevede questo, e noi vogliamo essere sicuri che all'interno di questo ci sia un elemento di information technology, così come lo è stato per le singole aziende, lo ci debba essere per il progetto paese. Gli ingredienti devono essere di più, devono essere più soggetti che si mettono in gioco, il return on investment è molto più breve di quello che si è sempre pensato, e riteniamo che da questo punto di vista il governo sia sempre più sensibile, e quindi diciamo una visione un po' più positiva ce l'abbiamo. Hai messo anche l'accento sulla tecnologia cloud, dicendo che il cloud rimette in gioco tutti i paesi, è un abilitatore forte anche per le piccole e medie aziende italiane. Lo stanno adottando, come vedi l'adozione di questa tecnologia? Dunque, sul cloud si stanno spendendo molte parole e per alcuni aspetti è mettere finalmente a fattor comune un'esperienza già nata all'inizio del 2000 con quello che si chiamavano gli ASP, quindi gli Application Service Providers, ma finalmente in un mondo che ha una forma di connettività più puntuale rispetto al passato, seppur non sufficiente in termini di ampiezza di banda. Ci sono due mondi che sicuramente avranno grandi benefici dalla cloud. La prima appunto è il mondo delle piccole e medie aziende italiane. Il motivo è molto semplice. Cloud per un'azienda che fa software corrisponde a poter portare applicazioni che sono state spesso messe a disposizione delle medie o grandi aziende che avevano maggiore competenza di acquisizione tecnologica, invece di colpo in maniera semplice a disposizione di clienti che sono piccoli e medi, banalmente perché la cloud porta l'innovazione senza esigenza di investimento e in particolare permette all'innovazione di entrare immediatamente in azienda. Pertanto noi riteniamo che le piccole e medie aziende in questa fase abbiano l'opportunità, nell'aprire la finestra, di accogliere la tecnologia più facilmente e di valutarne subito l'efficacia e l'importanza e poter selezionare quella che è realmente più utile per sé. Secondo mondo che sarebbe beneficiato immediatamente dal cloud e strategicamente per l'Italia forse il tema ancora più importante è il mondo della ricerca. Ci sono infiniti progetti in Italia di ricerca che non partono perché i costi di accesso al primo progetto sono troppo alti e spesso è la tecnologia necessaria per testare la soluzione. Cloud vuol dire, per esempio con Windows Azure, mettere a disposizione capacità computazionale del più grande server al mondo, semplicemente pagando solo ciò che si consuma e senza una soglia d'accesso minima che possa escludere alcuni progetti che sono apparentemente più leggeri ma in realtà più importanti. L'Italia da questo punto di vista potrebbe facilmente tornare in gioco da un punto di vista di ricerca e sviluppo, perché di colpo molti progetti accantonati in realtà potrebbero essere accesi. Guardando invece il mercato degli smartphone, dove la competizione si fa comunque più accesa sul versante dei sistemi operativi, oggi iniziate a vendere Windows Phone 7, quali sono le aspettative da questo nuovo sistema operativo? Da stamattina nei negozi Vodafone, Telecom Italia, tanto quanto nell'open market, quindi in tutti i negozi di tecnologia, circa 4.400 punti vendita è presente il nostro telefonino. È un telefonino che si basa su partnership con grandi operatori di hardware, quindi con gli OEM manufacturers, partiamo con HTC, con LG e con Samsung.
Partiamo con tutti gli operatori italiani, lanceremo una campagna pubblicitaria ai primi di novembre che ci accompagna fino a Natale, lavoriamo per far sì che gli operatori vivano questo telefonino come un proprio strumento da mettere a disposizione dei propri clienti affinché le applicazioni del mondo delle telco accedano e arrivino direttamente agli utenti finali, riuscendo a rafforzare il rapporto operatore telefonico col cliente, ma in particolare mettiamo due cose importanti a disposizione degli utenti, uniche e irripetibili. Primo è un dispositivo per la nostra vita quando siamo consumer, al suo interno c'è Xbox, quindi i nostri figli che giocano sulla console e noi possiamo giocare con loro anche se siamo in viaggio, perché dal telefonino si può co-giocare ai giochi di Xbox. Il secondo è nella nostra componente enterprise, business, quando noi siamo nel mondo del lavoro e riuscire non solo ad avere Office 2010 come applicativo sul telefonino, ma è far sì che tutti i documenti che noi abbiamo in azienda prepopolino quel telefonino e siano presenti in tutte le sue directory all'interno del telefonino. Vuol dire realmente, finalmente, portarsi l'ufficio in tasca e farlo con estrema semplicità e con la tecnologia più adottata e più all'avanguardia sul mercato. C'è anche molta attesa nei confronti di Explorer 9, adesso in beta. Avete imparato dagli errori del passato? Allora, Microsoft negli ultimi anni ha imparato ad ascoltare, probabilmente ha imparato dagli errori, sono un po' orgoglioso, quindi faccio un po' fatica, sono un po' come Fonzi nel dire sb. Però il punto è che quello che abbiamo sicuramente capito è che gli utenti hanno un'estrema attenzione relativamente alla tecnologia Microsoft e nel farci capire cosa è necessario che ci sia e cosa non ci debba essere. E noi sia nello sviluppo di Windows 7, che è avvenuto attraverso il supporto di 8 milioni di utenti che proattivamente ci hanno indicato cosa era veramente importante, e poi successivamente con Office 2010 e adesso con Internet Explorer abbiamo potuto realmente estendere la nostra capacità di ricerca e sviluppo, che sono circa 9 miliardi e mezzo di dollari l'anno, 13% del fatturato, agli oltre, quindi dai 90.000 sviluppatori che noi abbiamo a molti di più, perché il resto del mondo ci ha aiutato a sviluppare delle soluzioni. Una risposta lunga per dire: Internet Explorer 9, la rete ci dice, viene percepito come un browser assolutamente velocissimo. Secondo, che nasce in una logica di come cambierà il web in termini di contenuti, sui nuovi formati HTML5 e così via. Ma terzo, profondamente sicuro. E allora questi elementi ci fanno capire che, come l'abbiamo sviluppato con gli utenti ci stanno a fianco esattamente oggi che invece va adottato. La beta sta andando particolarmente bene, le review sono importanti, io lo uso con estremo piacere, ma potrebbe essere diverso? Quali sono le priorità di Microsoft per il 2011 in Italia? Ma noi riteniamo che la sfida delle piccole e medie aziende, la sfida che le piccole e medie aziende hanno per sopravvivere alla crisi e vivere questa nuova condizione di normalità, che è quella che stiamo osservando, sia la sfida più importante. L'80% del PIL del paese viene sviluppato da queste aziende, quindi questo è il core business su cui Microsoft si focalizza e lo fa sostanzialmente operando su diversi settori. Il primo è far sì che l'imprenditore piccolo e medio italiano abbia al centro della propria strategia, qualunque sia la sfida quotidiana, come l'information technology può aiutarlo a far sì che questo avvenga in maniera più efficace per sé. Quindi è portare l'information technology al centro delle scelte dell'imprenditore italiano, come se avesse un post-it tutte le mattine appoggiato sulla fronte e la prima voce IT e la seconda e la terza sono le altre tematiche. E nel passato non è stato così. Abbiamo osservato negli ultimi mesi, circa gli ultimi 24 mesi durante la crisi, che invece la crescita della spesa in information technology, in particolare quella Microsoft e piccole e medie aziende, è stata impressionante. È chiaro che l'imprenditore italiano quindi sta andando in questa direzione. La seconda focalizzazione è far sì che il cloud atterri in Italia in tempi brevissimi e nella maniera migliore, e due sono le motivazioni: uno, perché come dicevamo prima è un abilitatore di business strepitoso, ma secondo perché crea domanda per il mondo di internet e in particolare per la banda larga. La polemica su se la banda larga è sufficientemente larga o sufficientemente puntuale non può prevedere il sottoscritto come qualcuno che possa aggiungere valore alla conversazione, non ce ne intendiamo. Certo, possiamo invece aiutare gli operatori telefonici a far sì che il loro progetto che possa prevedere l'estensione della banda larga sia facilitato dal fatto che la domanda per servizi via internet cresca, e in particolare dalle aziende. Oggi una piccola media azienda ritiene di avere già la banda larga perché ha l'email che gli arriva in casa, non basta. Noi dobbiamo pensare a scenari in cui molti degli applicativi che hanno possano essere messi nella nuvola e soprattutto molti degli applicativi che non pensavano mai di adottare in realtà di colpo vengano adottati attraverso la nuvola. Un giudizio sintetico sul 2011 in generale, secondo te prevedi una ripresa, una stagnazione, un'ulteriore riflessione? Qual è la tua sensazione del mercato? Diciamo in una risposta singola, unica, continuità rispetto a quello che abbiamo osservato negli ultimi 6 mesi, che è meno peggio dei diciamo semestri precedenti.
non siamo degli analisti, però quello che ci raccontano i nostri clienti, su cui basiamo le nostre riflessioni, è che a seconda della dimensione del cliente gli scenari sono diversi. Le piccole e medie continuano a crescere e lo fanno in maniera autonoma, non c'è un gran supporto in giro, in realtà quando uno è da solo, si sente da solo, si tira sulle maniche e va avanti. E i nostri imprenditori lo hanno dimostrato, questo è quello che noi ascoltiamo attraverso il canale quando li incontriamo. Le grandi aziende sono in fase più riflessiva, cercano di comprendere come ridare valore all'information technology, alle scelte fatte nel passato per affrontare la sfida, quindi è una riflessione più complessa. La pubblica amministrazione ha supportato la ripresa dal nostro punto di vista e quindi riteniamo che sia stata fatta una scelta estremamente importante. Chiaro è che complessivamente la condizione di mercato in cui siamo, questo vale un po' per tutti i mercati in cui Microsoft è presente nel mondo, ci dice questa situazione in cui siamo probabilmente perdurerà per un bel po', è un nuovo normale, abituiamoci a queste condizioni, è come aver fatto una dieta e aver deciso che quello è il peso forma, ecco, abituiamoci a questo peso forma che forse è la cosa migliore. Grazie mille. Grazie infinite, grazie a voi.